pensiamo di ideologizzare una pandemia, la priorità è uscirne. Così il presidente della regione Fedriga, ospite della trasmissione in mezz'ora. Kutzer dice il governo sta dividendo, la nostra forza è di unire le persone. Un 56enne di Cordenons è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio mentre partecipava alla corsa podistica non competitiva alla Glautana. Inutili soccorsi. Con l'intitolazione dell'area verde antistante la chiesa di Santa Maria in Castello sono iniziate a Udine le celebrazioni per i 100 anni del Milite Ignoto. Venerdì il treno storico che rievoca il viaggio della Salma verso Roma. Più di 7.000 presenze agli eventi di ottobre del Festival Dedica. Il protagonista Paolo Rumiz ringrazia e loda i ragazzi che ha incontrato, uno straordinario capitale umano che rischiamo di buttare via. L'Udinese frena l'Atalanta, ha meritato il pareggio 1-1, all'ultimo assalto segna Beto al terzo gol consecutivo. Tutta la squadra ha convinto con Gotti che ha adottato il 3-4-3. Pareggio nel recupero anche per il Pordenone, finisce 1-1 contro il Pisa. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione serale del nostro TG. Continua con un No Paura Day la protesta anti-Green Pass in piazza Unità a Trieste. Alcune centinaia di manifestanti si sono riunite nel tardo pomeriggio nei pressi della Fontana dei Quattro Continenti, dove è stato allestito un piccolo palco, e si stanno susseguendo interventi al microfono contro il decreto che ha introdotto l'obbligo della certificazione verde. Nel primo pomeriggio un'altra manifestazione si è tenuta in piazza della Borsa, entrambe le aree sono presidiate dalle forze dell'ordine, mentre vediamo le immagini che ci arrivano appunto live da Trieste, da una delle webcam che è puntata proprio sulla centralissima piazza Unità. E intanto il dibattito sul Green Pass si è spostato dalla piazza alle reti televisive con un botta e risposta tra il governatore Massimiliano Fedriga e il leader del coordinamento 15 ottobre, Kutzer, durante la trasmissione in mezz'ora di Lucia Annunziata su Rai 3. Per uscire dalla pandemia le ideologie vanno messe da parte, ha detto il presidente della regione. Per il rappresentante dei manifestanti il governo sta cercando divisioni e sta creando, scusate, divisioni tra le persone. Sentiamo. Non c'è posto per le ideologie nella lotta alla pandemia. L'obiettivo comune deve essere solo tornare alla normalità. E quanto ha rimarcato il governatore Massimiliano Fedriga nella trasmissione Rai in mezz'ora, nel botta e risposta con il leader del coordinamento 15 ottobre, Stefano Kutzer. Lo dico da tempo, non possiamo pensare di fare ideologie di una pandemia. Possiamo avere idee e soluzioni diverse, ma la priorità deve essere trovare una via di uscita, ha sottolineato il presidente della regione, aggiungendo di essere stupito di fronte ai tentativi di ideologizzare l'emergenza sanitaria. E ha aggiunto, creare un movimento che possa avere prospettiva di lungo termine lo vedo difficile e anche profondamente sbagliato. Sarebbe più utile usare lo strumento della concretezza, dell'oggettività e della scienza per prendere le scelte. Nell'attesa di conoscere l'esito del Consiglio dei Ministri di martedì, in cui il ministro Stefano Patuanelli si è impegnato a portare le istanze dei manifestanti, Kutzer ha precisato che il coordinamento 15 ottobre non è un'organizzazione politica, ma un'organizzazione spontanea, che come è iniziata così finirà nel momento in cui le nostre richieste saranno accettate e messe in campo. Ribadendo di essere un facchino e di voler continuare a farlo, Kutzer ha anche aggiunto: il governo sta dividendo, la nostra forza è di unire le persone. Proprio contro Patuanelli ha puntato il dito oggi il vice ministro alle infrastrutture Teresa Bellanova. Un ministro, un rappresentante del governo, non pattina sulla protesta, su una questione così delicata, su cui il governo ha già preso una posizione netta, non fa il postino. E intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, il portuale, pugile ed ex consigliere comunale Fabio Tujak avrebbe contratto il coronavirus. L'ex esponente di Lega e Forza Nuova si è sottoposto a due tamponi salivari, entrambi con esito positivo, e domani sarà la volta di quello molecolare. E oggi sono 148 i nuovi casi di Covid rilevati in Friuli Venezia Giulia, con circa 14.800 tamponi, 14.815 per la precisione, con un indice di positività dell'1%. Si è registrato anche un decesso, una donna di Trieste di 85 anni. Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 53 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, 3 in
in più. Le persone attualmente in isolamento tornano a salire, 1.285 in più nell'arco delle 24 ore. E per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un tecnico e di un operatore sociosanitario dell'azienda Giuliano Isontina e di un infermiere dell'azienda Friuli Centrale. Per quanto riguarda le strutture per anziani, si registra il contagio di un operatore e di due ospiti. In tutta Italia 3.725 nuovi casi e 24 decessi nelle ultime 24 ore, 403.000 circa i tamponi effettuati con un tasso di positività dello 0,9%. Tornano a salire i ricoveri, 3 in più in terapia intensiva per un totale di 341, 18 ricoverati in più nelle aree non critiche degli ospedali del nostro paese per un totale di 2.473. Gli attualmente positivi sono 74.775 e anche qui registriamo un incremento di 759 unità. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il report del Ministero della Salute ci riferisce di 46.461.605 persone che hanno ricevuto almeno una dose, pari all'86,2% della popolazione over 12, percentuale che scende all'82,14% se consideriamo il numero di persone che ha completato il ciclo di vaccinazione, più di 44.360.000. E intervenendo questa mattina al premio regionale organizzato a Gorizia dalla Consulta delle associazioni delle persone con disabilità, il vicegovernatore Riccardi si è soffermato sul valore della solidarietà, soffermandosi anche sull'importanza del vaccino e rimandando al mittente le accuse dei sindacati di non essere ascoltati in merito alla carenza di personale sanitario. Vediamo. Qual è la lezione legata alla solidarietà che è arrivata dalla pandemia, secondo lei? Beh, abbiamo visto grandi atti di generosità, in particolare nella prima fase. Ora però credo che ci sia questa ricostruzione immateriale importante da fare, e in particolare nelle fragilità. Le fragilità è evidente che hanno perso terreno, in particolare quando abbiamo limitato anche la libertà delle persone. Ed è questa la vera ragione per la quale la libertà è la scienza, è il vaccino che consente alle persone di essere protette e di ritornare il più possibile ad una vita normale. Da più parti è arrivata la preoccupazione per la mancanza di sanitari. Ieri l'intersindacale ha detto non siamo stati ascoltati. La CISL ha ribadito come ci siano molti sanitari della SUGI che non sono stati sospesi pur non avendo il Green Pass. È una reale preoccupazione? Ah, guardi, sul fatto che io non ascolti le organizzazioni sindacali mi sembra una cosa da rispedire al mittente. Poi se l'idea dell'organizzazione sindacale è che ogni volta che uno fa degli atti o delle cose deve stare a ascoltare qualcuno, questa è una visione diversa. La regione ha la responsabilità della programmazione e la regione esercita questa responsabilità naturalmente anche ascoltando tutti. Mi pare di aver capito che la loro preoccupazione sia quella più legata alla costruzione degli atti aziendali. Gli atti aziendali sono in corso di redazione da parte dei direttori generali, al quale io ho chiesto di avere un confronto puntuale anche con tutti i protagonisti della vita delle aziende, quindi sicuramente anche medici, infermieri e tutti i professionisti. Poi il problema del personale lo conosciamo tutti, oggi il più grande problema che ha il sistema di salute è la disponibilità del capitale umano, non è un problema di questa regione, di un'azienda o di un'altra regione, è un problema del paese che deve essere affrontato. Sicuramente bisogna assumere più personale, ma per assumere più personale bisogna anche trovarlo, purtroppo oggi il problema è questo. Poi rispetto ad alcune considerazioni per le quali ci sarebbero dei servizi, questa è responsabilità di qualcuno perché qualcuno non si vaccina, io penso che la responsabilità sia di coloro che irresponsabilmente facendo questo lavoro non si vaccinano. Adesso passiamo alla cronaca con un malore fatale purtroppo per un podista che stava partecipando a una corsa in montagna, una gara non competitiva sulle montagne di Clout. Allora andiamo a vedere questa e le altre notizie di cronaca nelle nostre flash news.
ma l'ora è fatale per un podista che partecipava alla gara della Clautana, non lontano dai fienili di Ciol de Chastort, sopra il Tree Village, e 56enne Bruno Taffarel, originario di Udine e residente a Cordenons, è stato soccorso dai sanitari sopraggiunti con l'elicottero da Pieve di Cadore, stazione Valcellina, e dai vigili del fuoco. Dopo 4 minuti sono arrivati due soccorritori del soccorso alpino che presidiavano il percorso di gara e hanno accoadiuvato un'infermiera, che a sua volta partecipava alla corsa, a praticare il massaggio cardiaco. Pochi minuti dopo è arrivato anche il defibrillatore, ma tutto è stato vano. La salma è stata elitrasportata a valle, dove i carabinieri di Cimolais hanno espletato le pratiche formali. Il corpo senza vita di un anziano è stato rinvenuto stamattina nel canale Dottori a Monfalcone, a poca distanza dalla passerella pedonale tra Viale Verdi e Via Rossini. Sono stati alcuni passanti ad allertare carabinieri e vigili del fuoco che hanno recuperato la salma. In corso di accertamento la dinamica dei fatti. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito il trentenne di Ronchi dei Legionari che stamattina, poco prima delle 6, lungo Viale Miramare a Trieste, ha perso il controllo della sua Golf, abbattendo la segnaletica di una Iola spartitraffico e invadendo la corsia opposta, per sbattere infine contro un'auto in sosta. I carabinieri di Duino gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nella notte una 35enne è rimasta ferita dopo essere finita con la sua auto nel canale Ledra a Villacaccia di Lestizza. Sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza proveniente da Codroipo, i carabinieri di La Tisana e i vigili del fuoco volontari di Codroipo. La donna del posto è stata assistita e accompagnata in ospedale con ferite non gravi. Per recuperare la vettura è stato necessario il ricorso all'autogru dei pompieri. A Coderno di Sedegliano sono in corso le ricerche di un uomo del posto che si è allontanato dalla sua abitazione nella serata di ieri. La sua automobile è stata trovata dal fratello stamattina nelle vicinanze della centralina idroelettrica. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia. Le ricerche sono coordinate dal comando provinciale dei pompieri di Udine. Entrano nel vivo le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto. Oggi a Udine diverse cerimonie culminate con l'intitolazione al Milite Ignoto dell'area verde antistante la chiesetta di Santa Maria in Castello. Tanti gli appuntamenti nella settimana che sta per iniziare. Il clou venerdì con il treno storico che da Aquileia, o meglio da Cervignano, rievocherà il percorso fatto dalla salma del Milite Ignoto 100 anni fa. Vediamo. Il Comune di Udine rende onore alla figura del Milite Ignoto nel centenario della traslazione della sua salma da Aquileia a Roma. Ora porta al suo nome l'area verde all'esterno della chiesa di Santa Maria in Castello a Udine, dove 100 anni fa, dal 13 al 18 ottobre del 1921, furono accolte per alcuni giorni 7 delle 11 salme senza nome riesumate dai cimiteri di guerra e poi portate ad Aquileia. Tra queste, Maria Bergamas, madre di un soldato disperso, scelse quella che sarebbe diventata il Milite Ignoto, sepolto a Roma all'altare della patria. A cura dell'Associazione Nazionale del Fante, con l'accompagnamento della fanfara della Brigata Alpina Iulia, la giornata di oggi ha visto anche la deposizione di corone d'alloro presso la cripta del Tempio Ossario e al Tempietto di San Giovanni. Tante le iniziative in programma nei prossimi giorni, dal passaggio della staffetta della pace alla proiezione, lunedì sera al visionario, del film Gloria, apoteosi del soldato ignoto, a cura della Cineteca del Friuli. Venerdì la giornata clou, con il passaggio e la sosta in città del treno storico, che da Aquileia, con partenza effettiva dalla stazione di Cervignano del Friuli, rievocherà il viaggio del convoglio che trasportò il Milite Ignoto dal Friuli Venezia Giulia a Roma. La giornata inizierà da Aquileia con il sorvolo delle frecce tricolori e si concluderà a Udine, al Teatro Nuovo, con lo spettacolo Il figlio ritrovato del gruppo teatrale Il Canovaccio di Padova e l'orchestra di fiati delle forze operative nord dell'esercito italiano.
Con il concerto dei Radio Zastava nella sala Capitol di Pordenone si è chiusa ieri sera la 27esima edizione del Festival Dedica, organizzato dall'Associazione Culturale Tesis, che ha avuto per protagonista quest'anno Paolo Rumiz. Il protagonista di questo festival si è detto molto soddisfatto dell'andamento di questa edizione di Dedica e anche della risposta ricevuta dal pubblico, in particolare dal pubblico dei più giovani, dei più piccoli. Sentiamo. Più di 7.000 presenze agli eventi di ottobre e alle anteprime, 1.700 gli studenti coinvolti, 130.000 le persone che hanno visto un contenuto di Dedica sui social. È un bilancio più che soddisfacente per gli organizzatori, l'Associazione Culturale Tesis, ma anche per il protagonista stesso, Paolo Rumiz, quello della 27esima edizione di Dedica, faticosamente pensata, ripensata, infine rinviata all'autunno a causa della pandemia. 8 giorni intensi di incontri, libri, teatro, cinema, musica e mostre che hanno condotto il pubblico nell'opera del protagonista, piacevolmente stupito dalla sensibilità anche del pubblico giovane del festival. Si conclude una settimana di straordinaria intensità culturale ed emotiva che ho vissuto a contatto col pubblico, a contatto con studenti, a contatto con giornalisti. È stata un'esperienza stravolgente. Faticosissima, ma contemporaneamente capace di ricaricarti di energia, tanto forte era il contatto col pubblico. Devo dire che ho trovato negli organizzatori di Dedica una capacità di lavoro, una familiarità, una preparazione che non ho mai trovato in nessun altro luogo, neanche Mantova, quindi è tutto dire, e tantomeno nella mia città. Senza nulla togliere alle edizioni precedenti, forse è davvero stata la Dedica più bella, ha sottolineato il direttore artistico Claudio Cattaruzza. C'è un segno molto forte di ripresa dopo un anno di tribolazioni, dopo un anno di rinvii del nostro festival, e quindi finalmente possiamo tornare alla partecipazione, all'impegno, all'incontro, e questo è un po' l'essenza del nostro festival e siamo particolarmente felici che questo sia accaduto. Nel 2022 Dedica tornerà nella sua tradizionale collocazione, è già stata decisa la data, dal 5 al 12 marzo, e il protagonista sarà un autore straniero, nell'ottica, come sempre, precisa Cattaruzza, di aprire al pubblico nuovi orizzonti. Rimaniamo a teatro, ci spostiamo al Teatro Verdi di Gorizia, dove è stata presentata la stagione artistica 2021-2022, una stagione legata da un filo conduttore, quello della leggerezza. Andiamo a sentire le parole del direttore artistico Walter Mramor. Una nuova stagione per il Teatro Verdi di Gorizia, qual è lo spirito con cui ha allestito il cartellone? La leggerezza, direi, quasi a voler riscattare questo periodo così doloroso che abbiamo trascorso. Iniziare con una commedia che è una delizia assoluta, Arsenico e Vecchi Berletti, ma anche una bella danza, penso a delle serate di tango, alle notti barbare di Hervé Cubì, penso alla musica, all'omaggio che Cristicchi fa a Sergio Endrigo, che secondo me è uno dei più grandi cantautori del Novecento, e accompagnato dall'orchestra del Friuli Venezia Giulia. Nella prosa voglio ricordare anche la commedia con Vanessa Incontrada, il nuovo progetto musicale con Veronica Pivetti, il classico Malato Immaginario portato in scena da uno spiritosissimo Solfrizzi. E poi due musical, ecco, non dimentichiamo i musical, due grandi titoli, Ghost il musical e Flashdance. Ed è anche un percorso drammaturgico importante che noi chiamiamo Verdi Off Box, attraverso compagnie di grandissimo livello, per lo più diciamo costituite da giovani talentuosi. Penso a Carrozzeria Orfeo con I Miracoli Metropolitani, al nuovo spettacolo di Lodo Guenzi, alle Ninas Drag Queen con la loro Drag Penny Opera. Insomma, una stagione davvero ricca, 28 spettacoli per 33 serate, che spero
possa piacere, possa divertire, possa far riflettere, ma possa soprattutto riaccogliere in serenità e con tanta gioia il nostro pubblico a teatro. E prima di aprire la pagina sportiva, ritorniamo su una notizia che vi abbiamo dato poco fa, legata appunto alle proteste No Green Pass a Trieste, ovvero la possibile positività al coronavirus di uno dei manifestanti, Fabio Tujak. Lo ricorderete, nei giorni scorsi vi abbiamo proposto anche le immagini dei momenti di tensione all'esterno del porto di Trieste, con la polizia appunto che bagnava con gli idranti i manifestanti davanti al porto, e tra questi appunto c'è anche Fabio Tujak. Queste le immagini che abbiamo recuperato. Tujak che sostiene di aver preso l'influenza, il Covid, proprio a causa degli idranti. Ecco qua il post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Tujak: qualche giorno fa ero davanti agli idranti e sono rimasto tutto il giorno fuori bagnato. Credo che con la temperatura di Trieste a fine ottobre è impossibile non prendere un malanno in questi casi. E dice: sono stato subito positivo al tampone di farmacia dopo la febbre e domani c'è il tampone ufficiale, il tampone molecolare. Per me il Covid, dice Tujak, esiste solo nelle menti delle persone ipnotizzate. E poi, insomma, il post che prosegue. Questo per quanto riguarda cronaca da Trieste. Adesso passiamo alla cronaca sportiva con l'Udinese, che oggi è riuscita a pareggiare a Bergamo contro l'Atalanta sotto di un gol. La rimonta è arrivata grazie a una rete di testa di Beto nei minuti di recupero. La cronaca della gara nel servizio di Alessandro Surza. Terzo pareggio consecutivo per l'Udinese, che torna in Friuli col sorriso dopo l'1-1 strappato all'Atalanta in pieno recupero con il terzo gol di fila di Beto. Partita importante dei ragazzi di Gotti, che sorprende tutti e lancia la sua squadra col 3-4-3 alla faccia di chi si aspettava il 3-5-2 o il 4-2-3-1. C'è Molina alto nel tridente con Beto e Pussetto, e l'Udinese gioca senza timori reverenziali. Infatti sono i bianconeri a creare il primo pericolo del match. In ripartenza Makengo lancia Beto, che sgasa e semina Lovato, tiro cross sul quale arriva Molina, che in caduta calcia trovando il palo esterno. Ancora Udinese al minuto 35, grande sponda di Beto per Molina che avanza e calcia, palla larga. Nella finale di tempo si rende pericolosa anche l'Atalanta. Prima Zappacosta si fa murare un cross da Becao, poi Ilicic prende il palo sul traversone basso di Zapata con Silvestri che se la ritrova addosso, poi tocca a Pasalic che salta nettamente Becao, ma con l'esterno destro non riesce a superare l'estremo difensore friulano. Il primo tempo quindi finisce sul punteggio di 0-0 ed è un risultato giusto per un match assolutamente equilibrato. Nella ripresa però la Dea parte pigiando forte sull'acceleratore. Ilicic ci prova col sinistro a giro con il pallone che termina fuori non di molto. Poi al 57esimo l'Udinese si addormenta, Pasalic avanza e serve Malinowski, che trova un gran gol con il suo solito mancino da fuori area e fa 1-0. Silvestri poco dopo salva sullo stesso ucraino dopo un errore di Beto, ma l'Udinese ci prova fino in fondo con Gotti che manda in campo a turno tutti gli attaccanti e in pieno recupero arriva il meritato pareggio. Tutto parte da Miranchuk che cestina un contropiede e lancia la ripartenza delle zebrette con Becao che si fa 70 metri, palla al piede e di buca per Arslan. Lovato lo anticipa rischiando l'autogol con Musso che salva tutto incredibilmente. Dal corner successivo però Beto prende l'ascensore, sale in cielo e di testa mette in porta il pallone dell'1-1. Il portoghese fa 3 in Serie A e regala un punto fondamentale all'Udinese per la classifica, ma soprattutto per l'autostima. I friulani adesso attendono il Verona dei 1000 ex mercoledì alla Dacia Arena. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Beto al termine della gara. Sto contento, ma non mi piace il fatto di stare tre pareggi consecutivi.
abbiamo lavorato molto per vincere questa partita, ma non conseguimo, no? E vamo a lavorare per vincere contro Verona. Avevi detto, you told, che dovevi migliorare, sì, nel colpo di testa, nel, sì, gioco, sì, aereo. Sì, sì, sì. Sei stato di parola. Sì, I need to improve. Deve migliorare? Devo migliorare nel colpo di testa, ma oggi fu un gol benissimo, no? E non stava aspettando che la palla venia molto molto bene. Fu un gran passaggio di Lazar, ma sto contento per il gol principalmente il gol di testa. Quanto è importante questo punto per l'Udinese contro una grande Atalanta? Molto importante, perché abbiamo affrontato un'equipa di Champions League, no? E è un'equipa che è in trasferta, giocando in trasferta era più difficile, ma abbiamo lavorato molto, 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 prendendo il gol, ma abbiamo lavorato, continuato a lavorare, cercando il gol nel minuto 94, abbiamo fatto gol e abbiamo un punto molto importantissimo per la nostra camminata. È stato premiato lo spirito, ha detto mister Gotti, non abbiamo mai dato la partita per persa. Allora sentiamo anche l'allenatore dei bianconeri. L'Atalanta ha la forza e la capacità di indirizzare le partite sul suo modo e questo modo sviluppa tanti duelli individuali in giro per il campo. Nella nostra situazione di oggi, con alcuni giocatori che non c'erano, mi era sembrato che Molina avesse le caratteristiche per fare l'attaccante aggiunto vicino a Pussetto e a Beto e per sfruttare al meglio gli spazi che necessariamente l'Atalanta ci avrebbe concesso. Ci dice qualcosa in più? Ne ha parlato già tanto anche poc'anzi su Beto, no? Sempre messo in evidenza questa fame, però in settimana lui curiosamente in un'intervista aveva detto: devo migliorare sul gioco aereo rispetto alla mia stazza. Questa dice molto sulla sua mentalità, no? Poi il fato ha voluto che, e la sua bravura hanno voluto che segnasse proprio di testa. Allora, lui fa un giusto riferimento a una cosa che rispetto alle qualità che ha, i centimetri che ha, sfrutta ancora poco, perché su questa palla da giocarsi di testa non sempre al timing giusto, non sempre riesce a mettersi nella condizione di staccare nel modo giusto e sfruttare davvero tutte le possibilità che ha. Poi sia con il Bologna la settimana scorsa sia oggi, il suo gesto atletico nello stacco singolo e vicino alla porta, che è motivato proprio dal fatto di essere lì attaccato alla porta, cambia e su questa cosa anche sia io sia lui dobbiamo farci qualche riflessione. Chiaramente felice per il risultato, ma le chiedo anche quanto è contento dell'aggressività, della cattiveria che c'è stata sin dal secondo zero della partita. Insomma, ci abbiamo provato a partire con grandissima intensità, soprattutto mentale, grandissima presenza di tutta la squadra dentro la partita. Una partita che, ripeto, sappiamo che contro l'Atalanta è sempre complicata, è molto complicato gestire la palla con qualità, perché loro sono molto forti nel venire a coprire la palla, però ci avrebbero dato degli spazi che abbiamo cercato di sfruttare. E secondo me nel primo tempo abbiamo avuto due o tre volte quei presupposti che dovrebbero essere premiati con maggior qualità negli ultimi 20 metri. Andiamo a vedere adesso con l'aiuto della regia e della grafica i risultati di questa giornata di campionato, tutte le altre gare che si sono già giocate anche questo pomeriggio. Ecco qua la grafica, le gare di oggi, la Salernitana ha perso. Le gare di oggi, oltre all'Atalanta e all'Udinese, hanno giocato Fiorentina-Cagliari con la vittoria della Fiorentina per 3-0, poi il Verona ha battuto la Lazio per 4-1, Verona prossimo avversario dell'Udinese mercoledì
nel turno infrasettimanale di campionato. 0-0 tra Roma-Napoli, che è ancora in corso, e questa sera Inter-Juventus. Vediamo la classifica che vede in testa il Milan a 25, Napoli 24, Inter 17, Roma-Atalanta e Fiorentina 15, Juventus e Lazio 14, Bologna-Empoli 12 punti, 11 punti per Verona, Torino e Sassuolo, 10 per l'Udinese, 9 per la Sampdoria, 8 per il Venezia, 7 per lo Spezia, 6 punti per Genoa e Cagliari, 4 punti. La Salernitana, ovviamente una classifica che tiene conto delle gare che si devono ancora giocare. In Serie B esordio positivo per Tedino sulla panchina del Pordenone, con i ramarri che escono indenni dall'Arena Garibaldi di Pisa al termine di un match intensissimo, dopo un avvio scoppiettante con i neroverdi vicinissimi al vantaggio con Zadiot. Il match si sblocca nella ripresa con il colpo di testa di Caracciolo che porta in vantaggio il Pisa. I ramarri però non si danno per vinti e dimostrano che con Tedino lo spirito è effettivamente cambiato, e così dopo un lunghissimo recupero causato dall'infortunio dell'arbitro, che è stato sostituito dal quarto uomo, i friulani agguantano il pareggio al minuto 96 con Foloruncio che ruba palla a Nicolas e deposita in rete il gol dell'1-1 finale. Il Pordenone interrompe una striscia di 3 KO consecutivi e sale a quota 2 punti in classifica. Un pareggio fondamentale soprattutto per quanto riguarda l'autostima. Tedino dunque parte con il piede giusto, e vediamo appunto il gol di Foloruncio che ha fissato il risultato sull'1-1. Noi ci fermiamo qui per il momento, vi ricordo come sempre la nostra prima serata, l'altra domenica torneremo a parlare di Udinese, questa sera alle 21, poi alle 22.30 il TG News 24 e alle 23 la musica con i grandi concerti. Grazie per la vostra attenzione, rimanete in nostra compagnia, buona serata a tutti.